Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su A Plague Tale Requiem. Oggi giocheremo al capitolo 11, la culla dei secoli. Vedete qui una breve descrizione appunto di quello che abbiamo fatto fino al capitolo 11. Dopo che Sofia uccide Milo appunto per salvare i fratelli Derun, Hugo disobbedisce nuovamente alla Missia distruggendo il forte con i ratti. Sofia dà ai fratelli una bella strigliata e i tre tornano alla ricerca della mappa dell'isola. Vai! Andiamo. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Lotteranno. I ratti? Lotteranno? Ok. È vero, lei è comunque al potere di farci passare tranquillamente. E quindi noi usiamo il potere di lei. Non vedo perché non usarlo. Vai, continua. Perfetto. Per adesso sembra un percorso abbastanza standard. E qui però, attenzione. Qui, attenzione. Dobbiamo andare là, quindi ci serve il Lignifer. Ecco qua, vai. Faccio andare fino là. Devo essere veloce? Devo farlo tipo mega veloce? Non credo, eh. No, appunto. Nope. Qui devo usare qualcos'altro anche. Forse la pece? Oh, ma da qui devo ripartire. No. Non questo, vai là, grazie. They're stupid animals, Hugo. We are three smart and strong human beings. È come una critica che continuo a fare a questo gioco, che sia estremamente lento. Ah, ok, ma posso fare così, tranquillamente. Ok, beh, allora è facilissimo. Allora, togli un attimo da qui. Pensavo prima tu dovessi smettere di farlo da una parte per poi iniziare a farlo dall'altra. Invece basta fare così. Cavolata allora. Solo che non te lo spiegano. Posso arrivare là? Grazie, vai. Perfetto. Ok, stessa cosa qui. Lì c'è qualcosa da accendere però. Quindi andiamo veloci, vai. Vabbè, qua non possiamo anche non farlo. Andiamo direttamente qui. Ah, non posso prendere niente? Costruiamo qualcosa, va. Tanto abbiamo le risorse, così possiamo riprendere altri materiali. Allora, vai. Ignifer. Rifrangi. Finché abbiamo Sofia, stiamo tranquilli. Possiamo arrivare a qualsiasi fonte di luce. Sì, arriviamo ad aiutarvi, raga. E niente. E niente, mi spiace, ragazzi. È andata così. Prendiamo le robe che c'è qui. Ecco qua. Recuperiamo anche la freccia. E... non posso prendere altra resina? No, la resina ne ho già 22, che è il massimo. Ok, 22 XD tra l'altro. Paolone. Sì. Devo togliere. Ok, devo arrivare di là. Là c'è la balestra. Ecco perché ci davano la freccia. Mannaggia me che continuo ad usare a caso. Ok. Ed ora Sofia può farci arrivare fin lì. Sì, rifrange, vai. Stay with me. E niente, questi stavano tutti festeggiando, tranquilli. Niente, sono morti tutti malissimo. Vai. Ed ora possiamo tirare la corda. Letteralmente, non metaforicamente. Ok, è arrivato tranquillamente qui. Oh, dobbiamo correre?
Va bene. Close one. Ok. Da qui in avanti. Dove si va? Qui abbiamo una freccia che prendo molto volentieri. Grazie. Anzi, un dardo, non una freccia. E mo da qui? Sapete che non vedo altre cose da poter accendere? Là però vedo delle torce, probabilmente dovremmo continuare ad andare di lì. Però boh, posso accendere magari le... magari quelle? Non sembra. Le ghirlande, volevo dire. Non credo. Esattamente qui adesso cosa dovrei fare? Possiamo spingerlo ancora questo? Possiamo usarlo in qualche modo? Ehi tu, non buggarti per favore. No, non lo prende. Magari da quest'altra parte? No, di qua è impossibile proprio prenderlo. Bloccati? Bloccati. Che anche volendo rinfrangere qui la luce, poi cioè, non potremo mai arrivare dall'altra parte. È troppa la distanza. Ma un indizietto qui no, che vede che sono bloccato il gioco. Parlano sempre questi protagonisti, dicono cose a caso in continuazione. Quando serve stanno zitti. Boh, forse usare la pece su questo. Proviamo a tirare la pece. No. Non ci fa comunque andare da nessuna parte. Nope. Boh, a me sembra strano. Cioè, voi vedete qualche posto in cui possiamo andare? Là c'è un altro segno per tirare le frecce. Qui effettivamente ci davano un altro dardo. Ma che pro. Cioè, perché tornare indietro? Capisco. Perché dovremmo tornare indietro? Non credo che dovremmo farlo, in teoria. Anche perché qui, tra l'altro, questo non... Ok, lei ora lo prende. Ah, aspetta, l'ha preso. Ma dai, ma si era buggato il gioco. Era lei che non lo prendeva. Dai. Niente, questo gioco qua, ragazzi, è più buggato di una nostra cosa. Certo. Te lo chiedei non prendendolo, pensavo fosse un indizio per dirti, sai, non devi fare questa cosa in questo momento. E invece era un bug. Hey, will you stop torturing yourselves, you two? This is hell, yes. But we've got a lead, so we stick together and see this through. She's right, Hugo. Perché mi ha rimesso il gioco in inglese? L'avevo messo in francese ma l'ha rimesso in inglese. Da solo, perché non l'ho toccato io. Ok. Allora, andiamo di Ignis. Poi rifrange. Ah, perfetto, non deve nemmeno rifrangere. Possiamo andare tranquillamente qui. Prendere un po' di roba. Ah, niente. Aspettate, allora creiamo un po' di roba qui. Ecco fatto. Poi altro Ignis lì. Niente, non si fosse buggato il gioco l'avremmo superato tranquillamente a quel punto. Tranquillamente proprio. Allora, qui c'era un dardo da prendere, sì. Perché mi dà un dardo qua? Perché poi devo usarne uno? Beh, recuperiamolo, dai, via. Rifrangi, per favore, tipa. Grazie. Se devi andare proprio al limite per riuscire a dargli il comando, comunque. Al limite devi andare. Ok, e siamo arrivati qui. Andiamo. Sicuro che di là non c'era niente, però? Di là?
To think it was right under our noses. No, non sembra esserci nulla. Basilius, where are you? Ok, raggiungo le rovine al centro dell'isola. Dove nasconderesti il tesoro più prezioso? Sottoterra. He has to be down below. The map could be the entry point. Are we breaking it? I guess so. Doveva rompere la mappa facendogli cadere sopra qualcosa, magari. Tipo questa colonna. Punto. Stay back, alright? Ready? Vai, spingi. No. That was liberating. Poor map. But that's too bad because it was very old. Yes. Poi dovrebbero spiegarmi perché i topi non erano anche qui comunque. Come on. Vedo che è tutto buio, non c'è una singola fonte luminosa. Ok, caricamento. Vuol dire che cambia la mappa. In teoria almeno. Sì, cambia la mappa. Carica la mappa sottostante. A hallway. It's been sealed. Sealed against what? Let's go see. This is it. Come. It's too dark. But the dark is afraid of you too. Just one light, and it's gone. Come on, we'll find the light. Look, this leads somewhere. This is it. I feel it. We're the first here in a long time. Don't let go of my hand. I won't. Don't worry. Ok, proseguiamo. Qui avremo qualcosa da scoprire sicuramente. Forse troveremo i resti di Basilius, il primo portatore della brace, il figlio della brace. È comodo che qui non ci siano i ratti comunque. Molto comodo. Tu vuoi passare di sotto, Yugo? No, però c'è un tesoretto con della roba che non possiamo prendere. Per ora sì. Ecco fatto. Proseguiamo. It's getting darker. I'll light it up. Yes, please. Vai. Illumina. Illumina, puoi. Wait, something's happening. Oh, please, no. Arrivano i topi? Eh? Ah, no, bello. What the hell? Look at the size. Bello, no, questo è fighissimo. What is this? Some sort of temple? It looks like it, yes. Fighissimo davvero questo, bella, bella parte. Simbolo dell'ordine? Infatti. The order symbol again? Yes. This is the place. Basilius is here. Somewhere. Andiamo a dare un'occhiata in giro, eh? Tipo qui ho visto un bel baule. Ok, solo dei rottami ho potuto prendere, però posso far così e prendere anche questo. Ecco qui. Te lo tirano in faccia l'Ignis comunque. What is that? There was something inside. It's long gone anyway. Let's keep going. Cos'è che c'era qui dentro esattamente? Sembra sangue quello. Esploriamo un po' qui in giro, eh. Sembrano poterci essere delle interazioni interessanti. Qui sopra non credo proprio, però. Proseguiamo. Ok, questa è la prima parte che davvero mi piace a livello scenografico. Anche artistico. Bella, bella, bella. Burn marks. There was a blast here. Was it an accident? I'd say they were blown open. Yes. Someone really wanted to get in. Let's see the rest. There was another blast here too. The gate's destroyed. It has to be her. Aelia. She escaped the chapel. She destroyed all this. She wanted to take Basilius back. She forced her way through. We're on her trail. Ok, stiamo seguendo Aelia, quindi, la protettrice di Basilius. There's space behind. Let's try through there. We're really going through there. Don't worry. It held for centuries. Going deeper. Hopefully we'll catch up with her somewhere. We'll see. Andiamo. No. Ah. Ah. Ah.
Ci sta seguendo anche Sofia? Sì, ci segue. Careful with the drop here. All right. E soprattutto questa parte mi sta piacendo perché non ci sono topi di merda o soldati in cui, da cui nascondersi. Dato che l'ho fatto per le ultime 13 ore. Ok, diamo un'occhiata qui in giro. Per vedere se c'è qualcosa. Ecco qua. Certo che sì. Vabbè, queste risorse tanto non ci servono per ora. Sono tutti pieni. Abbiamo proprio tutto, tutto pieno, quindi... Vamos. It's stuck. È bloccata, bene. Hugo, puoi passare qualche parte? Hey, wait. Those tanks. They held Greek fire. Isn't that a weapon? Not always. They must have used it to keep their lights burning. One is still sealed. You think... It could explode? In a tank like that? Yes. Let's try it against that door. Really? These walls held long enough. But... I've done my fair share of blowing things up, you know. There. Now take cover. Amicia, you handle the ignition. Are we far enough away? Yes, just keep your head down. Vai. Lancia un ignifer e serbatoio di rame per far esplodere e distruggere gli ostacoli vicini. Buono. It worked! That was loud. See? It's holding. Come on, it'll be fine. Ok. Quindi ora posso lanciarlo anche contro, immagino, dei soldati. A questo punto, dai, potenziamoci un po' di roba. Allora. Vediamo un po'. Migliorare il mio equipaggiamento ovunque senza dover utilizzare un banco da lavoro non è niente male. Però tanto i banchi da lavoro abbiamo visto che ce li tirano in faccia, quindi non è un problema. Anche se l'ultima parte sarebbe interessante, forse. Amicia può utilizzare un attrezzo indistruttibile per migliorare il suo equipaggiamento senza consumare alcun attrezzo. Ok, questo è figo, allora. Facciamolo un secondo, no? Questo mi permette di utilizzare meno attrezzi. Vai. Ed ora non possiamo più utilizzare... Cioè, non dobbiamo più utilizzare attrezzi. Beh, niente male. Niente male davvero. Ok. Abbiamo eliminato una variabile. Ok. Lì, guarda, dobbiamo farlo saltare. Riparti, Ti allontano un po'. Via. Ok, belle anche le esplosioni comunque. Figa. Là dietro c'era un baule che non avevo visto. Può prenderlo subito. Ditemi che ci sono dei rottami qui dentro. No, solo risorse del cavolo. Vabbè, prendiamole. Freccia. Questa sì che è buona. Peccato che diventi un rottame. Proseguiamo. Unbelievable. Piume? There are birds here? Yes. Ah, te la buttano proprio in faccia la prima di questo capitolo. He's not alone either. Exactly. Are we going to blow up that door too? And maybe we'll see it. If it hasn't been too scared. Yes. Il cardellino. Rottami, ottimo. E mo cosa si deve far saltare esattamente? Ma questa era una roba secondaria? Di dietro c'è modo di far saltare qualcosa? Di dietro sì. Posso salire qui sopra magari? No. Ah, posso passare di qua? Aspetta. Ah, che allora non era una cosa principale con l'area secondaria. Ok, ci stava allora. E qua ti tirano dietro le risorse perché devi usare l'ignis effettivamente per andare avanti. Quindi se non ce l'hai, sei fregato. Another tank. My ears. Damn. Everybody all right? Guess so. All clear. Let's go back. Andiamo a prendere anche la risorsa che abbiamo qui facendo un altro ignis. Ah, niente, non l'abbiamo consumato, peccato.
Proseguiamo. Dead people. The Order's guard, probably. We found Aelia's trail again. She didn't like to take prisoners. They pushed her, I guess. E lei ha ammazzato tutti, proprio come la nostra fantastica amica, no? That door wears her mark. It looks like it collapsed behind her. How do we open this? Troviamo un altro modo. Qui abbiamo un bel coltello. Lo prendo molto volentieri. Vediamo qua su. I think she came through here. Look, that cart's loaded with the same Greek fire tank we saw. Oh, that looks dangerous. Sì, dobbiamo farlo arrivare là sotto, palesemente. Possiamo passare qua, sì. Ok. Di nuovo. Crank here. Let's check. Allora, vai. Facciamolo andare giù. It opens the portcullis. God, it's about to go. Well, off we go. Perfetto. It's open, I think. You know. Oltre che aperta, pure distrutta. Aelia. Because I'm as desperate as her. Because you don't let go. Well. Perché ammazzi tutti, Amicia. Ecco perché vede Aelia in te. E sei sfigato come una merda. What is this place? That gate over there will tell us. Che continua a dire che questa è la parte migliore del gioco per adesso. We are. Era alla buona ora, è una parte davvero valida al 11° capitolo. Qua cosa c'è? Rottami. Buono. Ora abbiamo visto che tanto ci servono solamente i rottami per. Oh no. Vai. Fire. Ok. I knew it. This place is bad. Wait, wait. Those fires, those rails. They built all this to keep them at bay. What? Yes, we can clear a path. If you say so. Where do we start? Allora, altra parte rompicapo. Vediamo un po'. Ci serve? Ok. Possiamo tirarlo lì. E... All right. These braziers can be moved. Mounted on rails, fed by Greek fire. Clever. The order knows its way around rats. Vieni fin qui. Let's see. Poi. Allora, là in fondo cosa c'è? Questo lo possiamo portare. Oh no, 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 no. Attenta, attenta, attenta. No. Niente, sono stupido. Devo passare semplicemente dalle scalette. Non ho visto che c'erano delle scalette. Sapete che questo, in questo gioco, mezza cosa di dislivello vuol dire morte, vuol dire che non puoi passare, no? Non pensavo ci fosse del dislivello qui. Cioè, non pensavo ci fossero dei gradini lì. Pensavo fosse del solito dislivello. Ecco, peccato che lei ci metta 3000 anni a portare sto coso qui. Ole. Però questo possiamo portarlo in giro, no? Possiamo andare dall'altra parte con questo. Vieni. They can also be pushed. Give me a hand. Sure. Yes. Come on. Ah, ma posso semplicemente portarlo qui. Qui dentro cosa c'è? Ok, risorse. Questo posso portarlo di là, giusto? E ti puoi spostare, grazie. Oh. Vai, spingiamolo. Okay. Capito, grazie, Missa. Questo l'ho capito anche io, bisogna cambiare direzione qui. Portiamolo lì e andiamo là. Dove ci sono altre risorse. The bridge is just beyond. But that wreck is in the way. Can we get rid of it? I don't know. I'd need another angle. Let's go back and check. Sì, però fammi andare a prendere quella roba lì, no? Grazie. Sì, lì non possiamo palesemente passare.
Questo ha fatto per arrivare a prendere quel baule là. Pesce? Molto probabilmente pesce. Usiamo la pesce allora. Ecco qua. La pirite è sempre buona. È sempre un'ottima cosa la pirite. A questo punto torniamo indietro. Aspetta, no, possiamo direttamente andare fin là, senza fare di nuovo tutto il giro. Andiamo direttamente là. Ecco fatto. Ora possiamo salire e rifare la stessa cosa con gli altri. Allora, questo ci porterà in fondo, ma là in fondo non mi sembra ci sia qualcosa di utile, vero? Non credo. Mentre quello ci porterebbe effettivamente lì ad andare avanti. Allora, perché ci hanno messo anche quell'altro? Sono curioso, ragazzi, voglio vedere. Cioè, quello per andare avanti è palesemente il secondo, che ci porterebbe tranquillamente lì. Questo qui. Però voglio dire cosa ci fa fare quella. Perché se l'ha messo ci sarà un motivo, no? Come qui. So you've seen that before? At the other end of the country. Not a coincidence, I imagine. No. The macula connects it all. Right. This is done. Ah no, ok, non ci fa comunque arrivare. Quindi prendiamo quest'altro allora. A meno che possiamo tirarlo ancora verso di noi. No, ok, già fatto. Vai, prendiamo lui. E tiriamolo verso di noi. How are you doing, Hugo? I'm scared. That's normal. It will be alright. Perché mo non ci potevano escogitare un modo migliore per muoversi qui, eh? Un modo un po' più veloce. Ah, là effettivamente c'è un baule. Però non mi sembra uno di quei bauli quadrati con dentro un sacco di roba. Quindi lo lasciamo lì tranquillamente. Ci sarà dentro solo qualche risorsa che noi abbiamo già. Stuck. Damn, the rail's damaged. Come la rotella è danneggiata? Anche questo. Ah, ragazzi. Allora, come abbiamo fatto a tirarlo verso di noi? Era già oltre questo punto. Però noi adesso da qui possiamo arrivare di là. Con il tuo potere, giusto? Vai, non c'è bisogno della pece. Ok. Eh sì, devo solo andare a prendere il baule. Posso farlo con il tuo potere? No, non posso farlo. A questo punto, ragazzi, io la pece l'ho avuto un'altra volta. Tanto di pece ce ne abbiamo a bizzeffe, guardate qua. Va, usiamo la pece. Ecco qui, prendiamoci il baule. Ecco fatto, tutto per noi. E la resina la riprendiamo un'altra volta, ecco. E a questo punto possiamo passare, immagino, no? Appena finisce l'effetto della pece. Dovremmo poter arrivare con questo fino in fondo. Vabbè, che stupido, potevo anche non usare la pece, potevo benissimo portare lì il baule. Tanto le risorse adesso sono di nuovo al massimo. Ma stanno davvero parlando dei ratti? Ora però possiamo farlo saltare, esattamente. Ecco qua, vai. Ed ora dobbiamo tornare indietro. I can't wait to see what lies beyond that bridge. Are you really sure that this carrier is the answer you need? How could he not be? Everything points here. Alien led us here. They're dead people pointing at each other. And they're all we have. How are you doing, Hugo? I feel funny. How funny? Come on, Hugo. We're almost there.
How sure are you about that? Because this place... Well, I am sure. I'm sure this carrier is why Hugo dreamt of this island. But most of all, I'm sure we have no other option. Fine. That was... Forget it. No, I'm really sorry. But we have to do this. Yes. Don't get angry. I'm not. Ok, riascoltando un po' il doppiaggio in inglese, devo dire che non è così male come pensavo, eh. Alla fine anche il doppiaggio francese non mi sembra tutto questo granché meglio, cioè sono buoni entrambi alla fine. Ok, proseguiamo. We've done it. Finally. Good work. Yes. Let's push forward. More order guards. I can't believe she took them on by herself. That girl must have been one fearsome fighter. She was committed. He was everything to her. Something bad was happening to him. She knew it. Do you know what it was? I just feel dark. Like in my dream. I was dying. Lord, I hope she made it. Please, give us something. Vediamo un po'. Back. Protect one, protect all. That's the writing from the fort's chapel. It's her. Aelia. The carrier's protector. She really gave them hell. But she died alone. What's wrong, Hugo? Don't want you to die. I'm alive. I'm alive. Come on. You're a big boy. Let's have a look at that door. Hmm? I know how it feels. Fighting alone. Fighting not to be alone. I just hope you found peace where you are. You got any idea how we're gonna open this? We should go back. What? After all this? Come on. Are you feeling better? So-so. Hey, we're all tired, but we're together, right? Well, let's open this door. Ok. Abbiamo quindi scoperto che fine ha fatto Aelia, la protettrice del primo portatore della brace. Allora, possiamo azionare questo. There's something coming out of the wall. Oh, I think this is a break to hold the bar in place. Maybe I can help. Sì, infatti, Hugo, fallo tu. Vai. Go on, Hugo. Yes. Mentre io mi sa che devo tirare indietro questo. All right. This is something. It's moving the middle bars. Poi tu? I'll let you do it, Hugo. Devi fare quello? Ah no, aspetta. Troppa roba. Pensavo potesse farlo Sofia. What's it doing here? Un carretto. I'll need help to hold this thing open. Allora aspetta, prima tiriamo via questo carretto. Sofia, can you take care of it? Consider it done. Adesso lo fa Sofia, prima non lo faceva. Infame di una Sofia. Ok. It must be for something.
Tiriamolo indietro. Ok, è scriptato il percorso, non so neanche a comandarlo. Ok, ora da questo. Questo posso tirarlo lì, immagino. Oppure qualche altra parte. No, mi sta proprio lì. Hugo, smette di tenerlo, per favore. Grazie. Così posso tirarlo lì. No, c'è la porta. Please don't leave me again. C'è la grata. Ma non posso tirarlo ancora un po' più avanti, sto coso. No, vero? No. Allora non devo colpire quella roba lì. Però dai, è palese che devo colpire quello, cioè. C'è la corda, guarda lì, c'è tutta la corda, è palese che devo colpire questo. Non me lo fa nemmeno interagire. Non mi fa nemmeno interagire con questo. Non posso tirare in modo... trovare un modo per eliminare questa grata? Non credo, vero? Ah, tra l'altro non mi fa nemmeno più interagire con quello. Non dirmi che si è buggato, eh? This one opens the top and bottom bars. Ah, ok, ora. Came out of the ground. Is that a crank? I think so. Ok, forse ho capito. Cioè, ho capito quello che bisogna fare qua. Però devo dare l'ordine dopo. Cioè, adesso devo dare l'ordine di azionarlo, no? E perché non mi fa dare l'ordine? Si è buggato? Vedete che non posso dargli l'ordine di azionare il freno, che è palesemente quello che devo fare? Strano. Sofia, can I count on you? My pleasure. Posso azionarlo io ora? No, non posso. Forse devo aspettare che finisca l'animazione? Sì, e ora devo azionarlo io. Ragazzi, sta cosa non ha senso. Perché prima l'ha fatto Hugo e ora non posso farlo? Non posso farglielo fare? No, non devo smettere io, deve prima smettere lei. Ok, smetti. All right. Ma così però. Vabbè. Facciamolo di qua allora. Facciamolo di qua. Sofia interagisce con quello. Let's do this. Poi Hugo, tu interagirai con quello, va bene? E io ti darò la corda lì. Magari adesso ci passa anche se c'è la grata. Vai Hugo. E ora infatti non c'è più la grata. Immaginavo. Non posso colpirlo lì? Davvero? Devo colpire qualcosa là? No. Strano. Devo avvicinarlo magari? No, questa cosa è strana. Cioè, devo palesemente colpire questo. Perché non ci arriva? Devo palesemente colpire quello per farlo rimanere giù. E perché non ci arriva, scusami? Ah, ok, forse devo prima far lasciare lei. Poi devo far lasciare lui. Ok. E adesso passa attraverso la grata. Boh, va bene. Ok. Non mi piace quando sei fuori. Ma non è servito a niente. Non è servito un cazzo, ragazzi. Ma no, ma si è buggato. Ho fatto uscire il freno, ma non serve a nulla. Perché non ha tenuto bloccato la porta. So, we need the bars on both sides locked. Niente, devo togliere sta roba qui. Posso toglierla? No, ricomincia la sezione. Niente, devo allora fare prima smettere Hugo. Per forza. Where do we start? I see several cranks. Niente, ricominciamo. A cart.
Vai. What's it doing here? Comunque sto enigma ha fatto malissimo, eh. Sto enigma con le grate così ha fatto malissimo. Perché prima la corda non passa attraverso la grata, poi ci passa. Prima non puoi tirare la corda sulla... il dardo più sulla corda, poi puoi tirarlo, non so bene per quale motivo. Una volta per farlo, un'altra volta no. Cioè, è stupidissimo. Ok, vai. Vediamo se adesso posso tirare la corda. Ok, ora va. Bene. That thing that came out of the ground. Is that a crank? I think so. It works. One bar done. Now for the rest. Ok. E uno è andato. Poi puoi lasciare andare. Let's do this. Allora, fai un modo per bloccare questa invece, cosa può essere? Qui non c'è il carretto, ovviamente, no? Qui? How many people were operating this door? No, zero. Need to go back to it. E qui dietro c'è un baule, tra l'altro, che non avevo visto. Ok, posso farmi un po' di roba. Il fatto che mi dia dell'ignis mi fa capire che magari devo far saltare in aria qualcosa qua. Ah, qua tra l'altro vai, Ugo, puoi entrare. Ok. A me non è piaciuta la cosa che là non ti facessi tirare subito la corda sulla... il dardo sulla corda, perché era palesemente quello che dovessi fare, quello che devi fare. Ma non facendotelo tirare. Questo è un souvenir, mi sa. Basilius. They're his. This doesn't look like a playroom, though. They took them away from him. It means he's close. Somewhere beyond that door. One hell of a door for a child. Not just any child. We'll see. Let's go back to that door. Ok, souvenir, sì. Beccato. Quindi però di qui non c'è il modo per... per bloccare la porta. Vabbè, posso magari... ma qui servono palesemente due persone. Quindi un modo per bloccare qualcosa ci deve essere. Allora, iniziamo a far così. Vai. I need a hand, Sophia. Consider it done. Vai, Sofia. Poi Hugo, vai lì. Go on, Hugo. Yes. I think it did the trick. We can let go. That ground lever looks fully out now. Let's give it a try. Ah, adesso rimane fermo. No, sta cosa è fatta male. No, ok, Hugo lo tiene. Ok, no, no, niente, scusatemi. Come non detto. Hugo lo sta tenendo. This is too important. Vai. It's working. Yes, this is happening. What's that smell? It shouldn't be open. Still close it. No, we'll find Basilius. Oh, goodness, I don't like what I see in there. It's going even deeper. We can still leave, Amicia. No, no, no. We'll pass that door all together. We're here. La culla dei secoli aperta. Now is the time. Let's go. I want to go back. Please, Hugo. Posso andare un po' più veloce? No, devo camminare. Ok, ora sì. Grazie. What are we breathing? Rat's nest. But the air is much thicker. It's been there a long time. Since Basilius? I think so. Oh, I feel funny. Your head. There's noise. Courage. What is that? This is not welcoming. Let's see. Sembra molto la zona del boss finale del primo, questa. Possiamo scendere di qua? No. Interagiamo allora con questo. Devo romperlo. That did something. Definitely. Prepare to run, just in case. Ok, stiamo scendendo. No, sta salendo questo. It's a bridge. This place is a goddamn underground fortress. Let's keep going. Seems to go all the way. But there's a missing piece. Oh, yes. Look, here. There's a way down. Well, it's steep, but right.
Ok, bisogna scendere. I'll try first. Be careful. Peccato che la colonna sonora sia così bella, così tanto bella, quella del menu principale, e la usino pochissimo. Sì, sì, bad idea. Ah, qui c'è qualcosa di nascosto. Fatemi rottami, non questi, mannaggia voi. Sono strapieno. Qui posso rompere questo. No, non con lui, ma con lui. Ed ora posso passare. Di qua non posso andare? No. Hey, I don't know what you did, but it worked. It's those chains. Ok. They handle the bridge. Ora devo accendere un po' di roba. Allora, se mi danno un dardo qui è perché devo usarlo, molto probabilmente. Posso andare là? Eccolo là il punto del dardo, sì. E mi sa che è Ipsanguis, dovrò usare. L'odoris, volevo dire. E questo dovrebbe funzionare tipo all'infinito, vero? Dovrebbe funzionare un botto. Prendiamoci il dardo. Andiamo poi con lui. Lì. Ah no, non posso accenderlo quello. Mannaggia. Nel fondo però ci arrivo. E iniziamo ad accenderlo. Lo Doris lì dovrebbe essere infinito. C'è un altro posto dove buttare lo Doris. Oh, voi non potete aiutarmi, infamelle? No. Ah, qui dietro c'era anche un aggeggino. Ok. Lo zolfo al massimo, va bene. Vediamo come faccio ad arrivare là, con la pece magari. Con la peciona. Arrivo là, prendo il mio bel bastoncino. No, non ci arrivo. Mannaggia. Però qui a prendere questi rottami, sì. Niente. Come cacchio si arriva là? Non posso passare da nessuna parte. Lo Doris l'ho già tirato. I topi comunque sono qui. Devo tirare un altro Doris? Però mi sembra che ce ne siano talmente tanti. Boh. Tiriamo un altro Doris. Tiriamolo lì. Ma ce ne sono comunque troppi. Non va bene. Devo usare la luce. Forse la pece? No, qui in giro non c'è posto per la pece. Extinguish manco morto. Davvero strano. Non posso aiutarmi da sopra, no, vero? Qui non mi sembra ci sia qualcosa da poter prendere, qualcosa da poter usare. Sopra non penso ci sia niente da poter rompere. Boh, ragazzi. Boh. Qua davvero non saprei come continuare. Perché là ho acceso. Là c'è un'altra cosa da accendere. Credo. No, è una risorsa. No, ho sbagliato, l'ho tirato male. Boh ragazzi, voi avete idea di cosa fare? Qui non possiamo tornare indietro. Boh, tiro tutto lo Doris che ho allora. Cioè, che cosa posso farci? Poi col bastone vado fin là.
Sempre se ci arrivo. Dovrei arrivarci in teoria, però. Tiriamo tutto l'odoris che ho. Vai. Liberiamoci il passaggio lì. Poi tu vai qui. E guarda quanti ce ne sono, c'è assurdo. Oh, ma lì. No, no. Ricomincia questa sezione di merda, va. E andiamo qui. I don't know what you did, but it worked. It's those chains. They handle the bridge. Guardiamo da qui sopra, magari c'è una visuale migliore per poter capire cosa bisogna fare. Over there. All right. I'll keep moving and take care of it. We'll wait for you. Uno. Due. Là palesemente si può salire ed è là che devo arrivare io. I bastoni lì sono messi per un motivo, cioè devo andare a prenderli e usarli per arrivare fin là. Ora però come cazzo li prendo i bastoni? E dai, proviamo a scendere. Come on, she's going to get hurt, Sophia. She'll be fine. She's the most resourceful woman I've ever met. Really? But she's alone. And there's so many. You know her. She's done this before. She's stubborn. Far more stubborn than them. Yes. This is all terrifying. I'm terrified. But it doesn't mean we're not strong anyway, right? You're really terrified. Yes. Keep it a secret. Promise. Thank you, Sophia. E niente ragazzi, lo ammetto, sono andato a controllare perché mi sembrava strano, non riuscissi a capire come fare. E a quanto pare, secondo me è un po' colpa del gioco. Perché qui tu puoi accendere quel coso che non è colorato di bianco. Quindi il gioco in realtà ci aveva insegnato che tu potevi accendere solo le cose colorate di bianco. A quanto pare no. E per di più puoi tirarli puoi tirarli contro la pece per farlo diventare ancora più grosso. E non contenti di questa cosa, sapete cosa possiamo fare anche? Possiamo accendere il bastone su questa freccia. Cosa stranissima. Perché i bastoni li abbiamo sempre accesi sulle torce. E tra l'altro là io mi sono dimenticato questo. Di andare a prendere queste risorse. Che ce n'erano un po' qui dentro comunque, niente male. Tanto per la pece. Tanto ora posso tranquillamente tornare lì con questo. E niente ragazzi, per me qui è colpa del gioco comunque, perché
se ti insegnano che tu puoi accendere solo le cose colorate di bianco, poi io mi aspetto di accendere solo le cose colorate di bianco, non qualsiasi pezzo di legno che trovo in giro, no? Anche perché se poi io non posso. Ora non posso più accenderlo, boh, va bene. Devo per forza dar la pece per accenderlo. Sono tutte cose che non ti hanno mai detto, eh. Mai detto che tu debba usare la pece per accendere il bastone su dei pezzi di legno. No, infatti non puoi. Perché prima me lo faceva fare, ora no? Boh, raga. Boh. Ora me lo fa fare. No, ha buggato, buggato. Buggato perché non appariva comunque il comando. Quello lo lascio lì. Il comando lì non appariva, buggatissimo. Ok. Benissimo, stiamo andando alla grande. A me davvero fa rabbia quando il gioco si bugga o si glitcha e non riesce ad andare avanti per questo motivo. Perché ti fa sembrare stupido quando in realtà è il gioco che non fa le cose come dovrebbe essere fatte. Cioè, interazioni che non hai mai visto prima te le fa fare, anzi sono necessarie per proseguire nella storia. Che insomma, capisco fossero una roba tipo secondaria o qualcosa che devi masterare, ma insomma, devo proseguire nella cazzo di storia. Non mettermi in interazioni che non ho mai visto, no? Allora, andiamo di qui un secondo, che c'era qualcosa da prendere qui dietro. Vai, apriamolo. Io qui dentro cerco rottami, soprattutto. Spero di trovare rottami. Anche vasetti, non male. Vasi non so male. Mentre le frecce purtroppo qua. No, perché te ne vai? Sto inquadrando questo posto qui perché mi devi andare a prendere l'altro prompt, scusami, di comando. Vabbè, dettagli. Allora, gli attrezzi ora non mi servono più, quindi li converto subito in rottami, ottimo. Io vorrei però poter avere magari più munizioni nella palestra. Quindi adesso posso magari potenziarmi la palestra per avere più munizioni. Tipo qui. Ecco, trasportare un maggior numero di lardi. Questo mi fa comodo. Soprattutto nelle fasi stealth, tra virgolette. Ecco qua, finalmente posso portarmi dietro più dardi. Ole. Quanti? 4, forse anche 5. Vediamo, eh. Ora, andiamo di Ignis lì. O meglio, Ignifer. E proseguiamo. She means it, boy. Trust her. Come on, Basilius, give us something. He's worth it, I promise. I beg you. Sto parlando ad un morto da centinaia di anni. Ok, i topastri qui se ne sono andati. Cinque cose. Gira intorno, abbiamo una cosa per te, va bene? Tanto fammi accendere lì. E per arrivare lì tiro la pece. Sì, per forza. Ecco qua. Vai là. Va bene, mandalo. Vai. Ok, ora dobbiamo farlo esplodere, immagino, e correre da qualche parte. Ah, ecco, ok, niente. Non correre da nessuna parte, semplicemente per liberare il passaggio. Ecco fatto. Vai, altra pece. Per tornare indietro qui. Ok,
Then he'll live. You did it! I'm a big girl. I know. I wasn't scared. Oh. I can attest to that. Guarda un po' lì. Questo me lo prendo molto volentieri. Uso della pece di nuovo. Mi preparo già in posizione. Vai. Prendi, prendi tutto. Bravo. Assolutamente sì. Ok. Perfetto. Oh, tenerone, Yugo. It's all right. Let it go. Do you want to take a break? No, we'd better go. Ma che pausa è pausa? Cosa continua? Let's go. I'm sad. I'm scared, Amicia. I know. We've been through a lot. But it's like it's not my mind. Is it Basilius's? Maybe. It's really heavy. I'm scared. Guess that means we're getting close. The end of the bridge. Time to see where this leads. Andiamo. Oh, that smell. It's suffocating. Oh, it's wrong. Cos'è tutto questo luccichio? What's going on? Amicia, I don't want to. But we have to. We have to. Oh. It looks bad. Lord, it feels like a cathedral. They built this for him. So, he's down there? Yes, at the heart of all this. It looks like what the last threshold would do. Aelia failed to reach him, and this is what happened. But what? What happened? And what happened to him? I don't want to know. You have to. He brought you here. It's your legacy. I don't want a legacy. I want to be normal. Terzo capitolo di A Plague Tale sarà A Plague Tale Legacy. You must live. You want that, but I keep ruining things. But you don't do it on purpose. You're a child. There were children in the Red City too. It's tough, Hugo. We don't know each other very well, but I know you deserve a second chance. Even if we have to find it in hell. Yes. My head. It's getting louder. I want him out of my head. We're close. If he's down there, so is what could save you. What's the point? If I keep ruining everything. Stop. You have to trust me. I can't. Marisha. Sophia! Sweetheart. Please, I know. No, you don't. Why are you doing this? Amicia. Come, I'll carry you. We'll do this together. This is too much. I'm sorry you have to go through this. I do it for you. I want rest. You'll have it. But you must live first. I need you. I'm scared of myself, Stop. Amicia. You will live. We will fight. We will hold. Come on. Come. Of him, of his power. This is why they built all this.
They were always afraid. They left a child to die. He unleashed the rats. They tore through their walls. They couldn't stop them. It started here. What? The Justinian plague. He was sad. So sad and angry. So that's why the Macula brought us here? Oh, there has to be something. A scroll? A file? Oh, something! I see nothing. Aya, she failed. Amicia. She failed, Sophia. I know. It's unfair. When I die... You won't die. I will also kill them all. No, Hugo. He wasn't meant to die. When they took him from his protector, he lost hope. So he gave in to the Macula and condemned them all. And he was right. No, but if one word from her had reached him, he would have known he wasn't alone. He would have lived and spared millions. Do you understand? You won't die. I'm here for you, and I will give you the life you deserve. A life without fight. Do you want that? Let's find ourselves a home. I don't think they agree. What's going on? We must go! Si corre, eh? Ok, come era prevedibile, loro l'hanno ammazzato. Cioè, hanno ammazzato sia lei, la protettrice, che voleva proteggerlo ovviamente, sia lui, il portatore della macchina, perché ne avevano paura. Inside. I think we're fine. Anyone hurt? Hugo? It was horrible. Yes. I'm sorry you had to see that. The Macula lured you in. The Macula really has a way with children. They put chains on him. Yes. But you'll live. That's what's most important. That's not what's most important. I'm scared to think people are that bad. I'm scared of what they'll make me do. You're right. Listen. There will always be people who do terrible things. That's how the world is. But you have to trust in your own goodness. And goodness of others. People who care. Who want you to be happy. Friends. Like me. Friends make you want to be good, right? If you doubt it, I understand, but you can trust me.
You can trust us. I trust you. We'll find a place of our own. Let's leave this island. We have a boat to catch, and a sea of rats to cross first. They won't stop us. Everything is different. E abbiamo quindi anche terminato il capitolo 11, che secondo me si è rivelato molto molto più bello, molto più interessante dei precedenti due capitoli, che erano una noia mortale, detto chiaramente. E mi sa che qua si ricomincia con la noia mortale, vero? Avete presente quando vi piace qualcosa, tipo, non so, vi piace un piatto di lasagne, e vi dicono, ok, ti è piaciuto questo piatto di lasagne, bene, mangiane solo lasagne, per 20 giorni. E mangiati almeno due porzioni di lasagne ad ogni pasto. Dopo due o tre giorni inizio a dire ok, anche basta. Buone, ma anche basta. Ecco, questo gioco è esattamente questo. Cioè, bello lo stealth con i soldati e i topi, però lo sto facendo da 15 ore, sempre uguale. Potremmo fare qualcos'altro, potrebbe finire magari questo gioco, dato che mi state ripetendo per la 350esima volta lo stesso enigma, lo stesso modo di sorpassarlo con le stesse munizioni, lo stesso stealth, gli stessi soldati, anche basta, grazie. Quindi detto ciò, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!